Forse con questa classe alla Rambo, Dio Bono, con l'M60 si riesce a fare un po' di distruzione totale. L'ultima partita ha fatto tanti di quei punti, guarda, ho fatto abbastanza punti. Comunque, ciao a tutti, bei ragazzi e belle ragazze, sono Strategico Call of Duty ed eccoci qua tornati con un video su Modern Warfare 3, un gioco che ormai non ha più senso giocare, perché, boh, non mi ispira più, tanto vale ora. Tra poco esce Black Ops e alla fine spero di prendermi quel gioco il prima possibile. Ed eccoci qui con l'M60 appena preso. Ma dai, che bestia d'arma, di buono. E andiamo a fare un po' di distruzione perché tanto sono messo qui su Dropzone. Si fa un po' di distruzione. Andiamo qui, spariamo. Via, uno, due. Bellissimo. Guarda lì. Massacro, comunque. Che popolo d'arma. Insomma, ragazzi, novità. Ho preso il gattino. Quindi non so se avete visto il mio ultimo video, però finalmente ho preso il gattino, convinto mio babbo subito. Sono andato a prenderlo. Mi è costato abbastanza, però guarda, è molto intelligente sto gatto, proprio un pazzo. Ora non so che. Sì, lo sento un attimino, sta giocando col suo giochino. Ora glielo vado a levare, sennò si sente stormire. Ora non so se ve lo sentite, però lo sento che c'ho una cuffia. Io quando gioco non mi piace indossare tutte e due le cuffie. E quindi indosso tipo, le metto una un po' a destra, una un po' a sinistra. E così che posso sentire. Oh! Bacco! Insomma, Bacco l'ho chiamato comunque il gatto. E quindi lui mi sembra 8 settimane, abbastanza piccolo. Ora non so quanto pesa, me l'hanno detto in pounds, pesa 2 pounds, quindi è un po' piccolo. Però non è niente male come gattino, mi diverto un sacco. Però a parte che lui mi sveglia la mattina, perché dorme nel mio letto, no? Mi sveglia e mi. Cioè mi sveglia quando mi dà dei mozzichi sulle dita, fanno male. Guarda. C'ho 3 buchi, perché ha dormito con me 3 sere e ogni sera mi fa. Ogni mattina mi levo di tasca in un buco diverso. Guarda, fa male bestia, soprattutto io che sto sempre a disegnare. E fa male, io glielo dico, però non capisce. Forse sono io che non mi sveglio dopo ogni aula per tipo 3 ore. Però alla fine si sta divertendo, ora siamo andati al veterinario subito il primo giorno, ha detto che è tutto sano, tutto a posto, ora ci devo ritornare per dargli un attimino. Un po' di cacca, perché devo fare gli esami sulla cacca per vedere se c'è bello o no nello stomaco. E intanto sto massacrando, non so se mi, cioè, non so se sembra sto massacrando, però mi se sento che sto massacrando un po' di gente in questa situazione. Comunque, dai. Poi domani, no, venerdì andrò a questo concerto che si chiama Dayglo, che in poche parole ci sono tutti sti DJ, una specie di tour e più o meno è un concerto qualsiasi, però posso esserci solo musica e luci, cioè è un botto di. Guarda, questo mi è morto, che stupido, guarda. E poi tanto alla fine muoio sempre anch'io così. C'è un botto di vernice, quindi ci sono i cannoni che ogni volta che parte la canzone, boom, ti arriva un botto di vernice. Guardatelo, si chiama Dayglo, oppure ora hanno cambiato il nome, si chiama tipo Lightning Color, una cazzata del genere. Quindi, boh, ditemi un po' voi cosa ne pensate. E ci sarà Steve Aoki che va a fare DJ. E quindi vi andrà bene. Ora vado lì. Lascerò il gattino per la prima volta da quando sono arrivato. E intanto, questa è proprio una vera e propria dimostrazione di come molestare dei bambini. Perché questi non c'hanno proprio una chance. Non ce la fanno a prendermi. E ora mi sto divertendo perché ultimamente vado solo per l'obiettivo. Almeno non sto usando lo sniper, vado sempre per l'obiettivo perché, boh. Piglia bene, no? Perché poi pigli tutte le killstreak, così quelle li distruggi. Quelle li bruciare. Vediamo questo, vediamo se prendo questo. Perfetto! Dai, cazzo! Vediamo. Dove vai? Piglio qualcuno? No. Insomma, questo c'è la mamma maiala. E non mi dire che ce l'ha fatta uccidermi. Perché sennò piglia male, mi ha fatto una specie di 360 spastico di sinistra, via. Andiamo a catturare sto
Mi piace chiamarlo headquarter, però tutti mi chiamano, ma che botta c'hai, non è un headquarter. E insomma, quello che cos'è? Vai, pigliamolo, perché tanto si piazza qui e qualche uccisione la farà, vero? Perché vuoi, ma indovai, io... Indovai, se l'M60 un ce l'hai... Guarda lì, che arma c'ha questo, questo c'è, lui c'è la botta, vera. Bravissimo. Bravissimo, vediamo se riesco a uccidere qualcuno con quest'arma da mongoloidi. Ah! Proprio partita la Rambo di cane. Guarda lì che arma. Guarda, io ora voglio fare un video proprio serio con quest'arma, perché secondo me molesta bambini. Boom. E comunque ora sta arrivando l'inverno, ragazzi. Io a scuola sto facendo davvero bene. Volevo dire, non so se me ne ho fatto un cazzo, però sto facendo davvero bene in scuola. Gli ultimi, ora non so se mi seguite su Instagram, però gli ultimi miei disegni, dovevo fare dei disegni delle mani. L'insegnante gli sono piaciuti davvero. Anzi, tre dei miei disegni, e li metterà in una specie di bacheca. Qui si chiama show, uno show d'arte. E boh, mi sono venuti davvero bene. Oh, guardate, cazzo, ci stava l'uccisione così alla Rambo. Vabbè, 24, 5, 10, via. Via, secondo me va bene. Ragazzi, noi ora spero di mettere un video su FIFA 13. Appena c'ho i soldi, perché sono un barbone, non c'ho più soldi, ho speso tutto per il gatto. Perché poi ho dovuto spendere anche 80 di vaccini, quindi mettete un po' voi. Vabbè, ragazzi, appena mi paga YouTube... Forse ci avrò abbastanza soldi per prendermi FIFA 12. E noi, ragazzi, ci si vedrà tra... Via, 4 giorni. Buona cicci!